Ho fatto oltre 200 video sul trading su questo canale e non ho mai fatto un video riguardo le prop firm, un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più. Bene, mi sono informato molto per capire come funzionano nel dettaglio, quali sono i risultati effettivi delle prop firm e potervi portare il contenuto più completo possibile. Beh, signori, quello che ho scoperto non piacerà assolutamente agli amanti delle prop firm, e per questo vi dico di fare massima attenzione. Prima di vedere cosa sono le prop firm, come funzionano e perché dico attenzione, io mi presento, sono Silvio Luppi, sono un trader professionista, autore e formatore nel mondo degli investimenti. In questo canale, oltre che di trading online, parliamo anche di investimenti e di finanza personale. Quindi se siete interessati a questi argomenti, sapete cosa fare: iscriversi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, cosa sono le prop firm? Le prop firm sono dei contratti che vengono stipulati tra un'azienda che ha del capitale e un trader. In pratica l'azienda dà al trader questi soldi da tradare. Quindi soddisfa tutti quei bisogni di quei trader che sanno fare trading ma non hanno il capitale per farlo. E ora già capite che un trader che non ha il capitale per fare trading difficilmente sa fare trading, perché probabilmente non l'ha mai vissuto realmente il trading online, perché serve il capitale. Ma andiamo per gradi, cerchiamo di capire come funzionano queste prop firm che vengono, che ripeto, sono dei contratti proprio tra un'azienda e un trader. Come fa questa azienda a dare i soldi al trader? Beh, deve valutare se il trader è competente. Di aziende che fanno questa cosa ce ne sono molte, tra le più famose c'è FTMO, My Forex Found, e ce ne sono molte altre che trovate senza problemi online. Come si fa ad avere i soldi da questa azienda da poter gestire? Beh, bisogna passare delle challenge. Una volta passate queste challenge, possono essere 1, 2, 3 challenge, dipende dal tipo di prop firm che si sta facendo, si ottiene il conto. Il conto, che può essere da 10.000, 50.000, 100.000 euro, e poi dopo il trader dovrà tradare questi 100.000 euro. Quindi se passa la challenge gli vengono dati i soldi, fa trading su questi soldi e sugli eventuali profitti guadagna in media il 75-80%. Cioè, io ottengo il conto da 100.000 euro, inizio a fare trading, guadagno in un mese 5.000 euro, quindi va a 105.000 euro, benissimo, io su quei 5.000 euro ottengo il 75% che poi dopo l'azienda mi paga. E ora direte, ma è bellissimo, ma è un sogno. Calma, calma, che adesso c'è tutta la parte dei problemi e alla fine andremo a vedere qualche dato. Partiamo dai problemi. Primo problema: queste challenge non sono gratuite. Per fare una challenge, quindi per avere un conto demo, per dimostrare all'azienda che sei capace di fare trading, devi pagare. Quanto devi pagare? Beh, dipende. Per avere un conto demo da 10.000 euro devi pagare tipo 150 euro in media, eh? Per avere un conto demo da 100.000 euro devi pagare tra i 700 e i 1.000 euro e via dicendo. Se lo vuoi da 200.000 euro paghi di più, se lo vuoi da 50.000 euro un po' meno che 100.000 euro, insomma è tutto bilanciato. Prendiamo come esempio un conto da 100.000 euro che pago per fare la challenge 1.000 euro. Bene, parto con la challenge. Ma com'è sta challenge? Cioè, quanto è difficile passarla? Beh, signori, abbastanza. Perché non è che puoi fare trading come pare a te. Hai dei vincoli che se non vengono rispettati non riesci a passare la challenge, quindi andare allo step dopo. E i tuoi 1.000 euro che hai pagato per la challenge, e niente, sono persi. Perché se non passi la challenge, quei 1.000 euro sono persi. Come funziona la challenge? Spieghiamolo velocemente. Ci sono vari vincoli in base al tipo di azienda con cui si inizia a fare una prop firm, ma in linea di massima cosa succede? Che tu devi fare un tot di operazioni al mese. Un tot di operazioni. Queste operazioni, alcune prop firm dipende, e devono essere chiuse giornalmente, quindi non puoi tenerle aperte il giorno dopo, oppure non puoi tenerle aperte nel weekend, quindi anche la durata dell'operazione è vincolante. Poi, ancora, cos'altro? Puoi avere un drawdown giornaliero limitato. Cioè, se tu in un giorno perdi 500 euro su un conto da 10.000 di prova, benissimo, hai perso 500 euro, fine, chiuso il conto, persa la challenge.
Funziona così. Mentre in un mese, se il tuo conto da 10.000 euro passa a 9.000 euro, quindi hai 1.000 euro di drawdown, in automatico la challenge è persa. Funziona così. Quindi vedete già quanti vincoli. Avete il vincolo delle perdite totali, del drawdown totale che non può essere del 10%. Avete il vincolo di non poter perdere in un giorno più del 5%. Avete un numero di operazioni da dover fare obbligatoriamente nel mese, possono essere 5, 10, dipende. Avete la durata delle operazioni vincolante e poi ancora non è finita. Non è che potete negoziare tutti gli strumenti che pare a voi, potete negoziare solo gli strumenti che vi offre l'azienda dove state facendo la prop firm. E quindi se uno magari è bravo a negoziare un determinato strumento, magari quello strumento non è possibile negoziarlo. Solitamente i mercati che vengono più tradati in queste prop firm è il mercato del Forex, che è il mercato più difficile in assoluto, più complesso da un punto di vista dei fondamentali, delle conoscenze, della volatilità. È un mercato difficilissimo, il più difficile in assoluto. E niente, ed è lì che bisogna andare a tradare. Quindi anche questo altro elemento di grande difficoltà. E poi, chiaramente, come si fa a passare una prop firm, no? A passare una challenge? Beh, devi aver guadagnato un 5% del conto in un mese, in media. C'è chi chiede il 5%, il 7%, il 3,5%, dipende. Però devi aver guadagnato, quindi quelle 5 operazioni, almeno 5, devono averti portato ad aver portato il tuo conto magari da 10.000 euro a 10.500 euro, 10.700 euro. Però te non puoi essere andata a 9.000 se non hai perso. E se in un giorno sei passato da 10.000 a 9.500, hai perso lo stesso. Capite già quanto è vincolante. Chi di voi fa trading e l'ha fatto, capisce che effettivamente fare investimenti così è molto molto difficile. E soprattutto per ricevere il conto, la challenge non è una, sono più challenge. Magari c'è la prima challenge con obiettivo portare il conto a 10.500, non puoi portarlo a 9.000 se no perdi. Ma se entro 30 giorni non l'hai portato a 10.500, hai perso lo stesso. Passate questa challenge, c'è la challenge successiva. Cioè la challenge magari che lo devi rifare un'altra volta. Magari anche con vincoli un po' più stretti. Quindi si accetta meno drawdown e c'è un target un po' più alto. O magari più basso, dipende. Però capite che quindi se la prima volta magari hai avuto fortuna, ti dice rifacciamolo. Vediamo se anche il mese dopo sei capace. Se sei capace, vai al conto reale. Ora andiamo a vedere i dati. Parliamo di dati, di numeri. Quanto è effettivamente la gente nel mondo, non sto parlando in Italia, nel mio paesino, nel mondo, che riesce a superare tutte le challenge e ottenere il conto reale? Signori, l'unica azienda di quelle che fanno le prop firm che ha rilasciato i dati è MyForexFound e sembra che la percentuale, questi sono dati del 2021, potete tranquillamente trovarli online, è un documento abbastanza lungo, ci sono vari riassunti, è facilmente trovabile. Il 3% di quelli che ci provano, il 3% riesce a ottenere il conto reale. Conto reale che poi non si è ancora capito in alcune di queste prop firm, alcuni dicono che sono effettivamente 100.000 euro veri quelli che ti danno, altri dicono che in realtà sono sempre conti demo che poi dopo loro replicano le operazioni migliori. Questo ho cercato su internet mille informazioni, non ho ancora capito qual è la verità, perché c'è qualcuno che dice un modo, qualcuno che dice un altro, quindi non ho capito. In tutti i casi, per avere quei 100.000 euro le passa il 3%. Il 3% è basso. I trader profittevoli sono intorno al 16-17%, qui stiamo parlando del 3%. E poi dopo, ora la domanda è, beh, una volta che ho i miei 100.000 euro è fatta, no Silvio? Ce li ho, inizio a fare trading, guadagno come un pazzo. No, amico mio. E qui che i dati sono ancora più incredibili, più clamorosi. E che mi viene da dire, state attenti a ste prop firm. Cioè, occhio, perché questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che una volta che ottieni il conto da 100.000 euro facciamo, la regola è che se in un mese vai sotto di un 8% o in generale vai sotto di un 8%, quindi è un 8% di drawdown, quindi da 100 passi a 92, ti viene automaticamente tolto il conto. A parte che nelle note in piccolo c'è scritto che ti possono praticamente togliere il conto quando pare a loro in base a determinati vincoli, no? Magari fai delle operazioni con lotti troppo grossi e magari tradi troppi strumenti contemporaneamente, quindi vai in overtrading, te li possono chiedere lo stesso anche se sei in profitto. Ma in linea di massima, se tu perdi
un 8%, quindi un drawdown di un 8%, che chi fa trading lo fa seriamente e sta guardando capisce che un drawdown dell'8% capita, e come che capita? Ti chiudono il conto e quindi ti tolgono i 100.000 euro per sempre, dovrai rifare tutta la challenge, ripagare i 1.000 euro e via dicendo. Ora, arriviamo al dunque. Quanti trader nel mondo, dai dati di MyForexFound, quanti trader nel mondo sono riusciti a ricevere 8 pagamenti consecutivi? Non so perché il numero è 8, ma comunque hanno dato 8. 8 pagamenti consecutivi dall'azienda? Sparate un numero. Un numero, non ho detto una percentuale, ho detto un numero, perché è un numero. 5 trader al mondo. Solo 5 persone al mondo sono riusciti a ricevere 8 pagamenti o più da MyForexFound. Quindi vuol dire che quando vedete su Instagram tutti quelli che mettono le foto trading, sì, prop, mica prop, eccetera, eccetera, signori, o sono quei 5 lì, o avete il culo di aver beccato la storia Instagram di uno di quei 5, oppure sono delle balle. È così. Quindi, signori, cosa vi voglio dire con questo video? Non voglio andare a distruggere i sogni di chi vuole provare a fare queste prop firm, passarle, ottenere i conti e via dicendo, ma vi voglio dire attenzione, perché su tutti quelli che ci hanno provato solo 5 persone sono riuscite a ottenere 8 pagamenti o più consecutivi. 8 pagamenti o più, sono pochi, eh. E soprattutto perché ci sono dei vincoli molto stretti. Io faccio trading ormai da 8 anni, sono un trader professionista e sono sicuro che quelle challenge lì, con quei vincoli lì, non sarei in grado di passarle. O non sarei in grado di tenere un conto trading come quelli per il lungo termine. Perché il mio metodo di trading è un metodo di trading a medio termine, sugli strumenti che dico io, che tengo aperte le posizioni come dico io e che gestisco il money management come pare a me. E poi, ultima cosa che voglio dire, facciamo finta, passi la challenge, ottieni il conto reale, inizi ad avere, dopo un po' di operazioni, chiamiamole anche sfortunate, no, più che sbagliate, sfortunate, vai a un drawdown di un 5%, sai che all'8% perdi il conto e perdi la tua fonte di entrata. Ma le ultime 3 operazioni a rischio 1%, ma con che ansia le fai? Perdi la testa. C'è troppo stress psicologico, perché io col mio conto, se perdo un 5% per perdere tutto il conto, devo perderne un altro 95%. Tu che fai la prop firm col tuo conto, perdi un 5%, se perdi un altro 3%, fine, game over. Questi dati e queste considerazioni che vi ho fatto e questi limiti anche nelle challenge che ci sono nelle prop firm, spero che abbiano aperto gli occhi a qualcuno. Il trading online è un'attività sì molto profittevole, ma c'è bisogno di flessibilità, questa è la parola, secondo me, flessibilità nel proprio trading, e adattare il proprio trading alla propria personalità, al proprio modo di fare trading. Queste prop firm, queste challenge, secondo me, sono troppo vincolanti, ed è per questo che la percentuale di quelle che le passa, la percentuale di quelle che ottiene profitto è bassissima, perché sono troppo vincolanti per i limiti che ha una persona nel proprio trading online e per la struttura che ha intrinseca il trading online. Spero che questo video sia stato utile, che abbia aperto agli occhi e che abbia messo un po' i piedi per terra a chi crede che queste prop firm siano facili da superare e tutto il resto, perché poi dopo sapete bene che dopo, appena c'è la prop firm da superare, c'è subito chi ti vende il metodo per passare la prop firm. Ah, tranquilli, venite da me, vi passo la prop firm in 15 giorni. Magari vi capita la pubblicità anche prima dei miei video, non lo so. Beh, signori, il 3% le passa. Quindi se ci fosse uno che insegna e fa passare, il 3% sarebbe un po' più alto del 3%. E ci sarebbero più di 5 trader che ottengono 8 pagamenti. Quindi attenzione, piedi per terra, non dico di non provarci, ma vi ho portato dei dati. Vi ho portato delle valutazioni oggettive. Massima attenzione, piedi per terra. E se volete diventare dei trader, la soluzione è questa: studiare, imparare e soprattutto avere pazienza, mettere da parte del capitale. In un percorso fatto bene di 5-6 anni si riesce a diventare dei trader professionisti, ma è un percorso lungo e va fatto in base alla propria personalità. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile, io vi ringrazio per la visualizzazione, lasciate un bel like di supporto se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo per i prossimi contenuti, sempre qui sul canale.